accompagnata dalla performance musicale vocale composta ed eseguita dal musicista Frank Nemo, la figura di primo piano nel panorama musicale italiano e polistrumentista di Vasco Rossi, a Bari l'inaugurazione della mostra Colori e suoni dalle origini di Andrea Benetti, artista conosciuto a livello internazionale e autore del Manifesto dell'arte neorupestre presentato alla 53esima Biennale di Venezia. Più che una mostra, è stato spiegato nel corso della sua presentazione, si tratta di un progetto artistico che attraverso l'unione di due mezzi espressivi, pittura e musica, riescono a creare un progetto di arte acustica. Un evento curato da Stefania Cassano, nato da un'idea di Benetti e Nemola, e promosso dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dall'Associazione Culturale Animarsi. La mostra propone le opere di pittura e disegno neorupestre nell'ambito dell'arte contemporanea, nelle opere di Andrea Benetti, trattati spesso in modo da simbolizzare al massimo la vicinanza ai dipinti delle caverne preistoriche. Si ritrovano forme e oggetti che riportano un passato antico, oltre che ad un futuro ipertecnologico. Nell'era del digitale, del virtuale, no? Quindi la pittura, se non proprio tradizionale, comunque fatta col pennello, i colori a olio, e la musica fatta con la tromba e anche il canto che avrete sentito da grande baritono quale Frank Nemola, e ricordano il passato e quindi oggi io dico sempre che potrebbe essere l'antesignano della videoarte, no? Perché la videoarte sono immagini e musica, però tutto digitalizzato, tutto su video, eccetera. Quindi quando ancora questo non avveniva, probabilmente una forma di videoarte potrebbe essere proprio questa, della pittura per dare l'immagine e della musica e del canto per dare il sonoro, ecco. Benetti è esposto in molti luoghi di grande prestigio ed è presente con le proprie opere all'interno di importanti musei e collezioni internazionali, ONU, Vaticano, Quirinale, Camera dei Deputati, musei e varie ambasciate nel mondo. All'inaugurazione della sua mostra a Bari non poteva mancare il presidente della provincia Francesco Schittulli. Benetti, parlando della Puglia, non ha nascosto il profondo affetto che lo lega al tacco d'Italia. Devo dire che con la Puglia ho un legame particolare perché la adoro in tutte le sue forme, un sacco di amici, addirittura abbiamo anche mio fratello ha una casa a Patù, quindi nel Salento ogni tanto ci vado, poi ho lavorato con l'Università di Lecce, col professor, un grandissimo professionista, il professor Guastella di arte contemporanea dell'Università del Salento, che è anche ricercatore, ha fatto della ricerca sulla mostra che feci, che curò lui, dentro le grotte di Castellana, in cui c'erano anche delle proiezioni di mie opere sulle pareti che sembravano quasi pitture rupestri.